Bobo. Maurizio. Allora, buongiorno. Buongiorno, abbiamo appena terminato la riunione del Comitato dell'Expo, una riunione molto importante perché da questa riunione è partito il via libera al piano Agenda Italia 2015. È il piano che dà completamente l'idea che l'Expo è un'operazione complessiva di tutto il Paese e che l'Expo soprattutto vede impegnate tutte le istituzioni italiane, sono qui presenti e hanno fatto parte di questa riunione, ha messo a punto questo piano di 60 azioni che si chiama appunto Agenda Italia 2015, tutti i ministeri coinvolti, coordinati dal sottosegretario delegato alla gestione appunto dell'Expo, cioè Maurizio Martina, le regioni rappresentate dal presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani, i comuni italiani rappresentati dal presidente dell'ANCI Piero Fassino. Io credo che il senso profondo del successo dell'operazione Agenda Italia 2015 è il senso soprattutto di dare questo fortissimo messaggio di unità del Paese attorno alla vicenda Expo. Unità del Paese rispetto alla quale io voglio sottolineare il fatto che negli ultimi tempi, grazie a un lavoro coordinato, molto intenso, del governo tutto, e qui accanto a me il ministro più direttamente collegato, Orazio Materie, al tema e ai temi, alla materia dell'Expo, il ministro Di Girolamo, e tutti gli altri ministri, il ministro Bonino, l'altro giorno con l'iniziativa Women for Expo, che è stata un'iniziativa di grande successo qui a Roma, e soprattutto voglio molto ringraziare il presidente Maroni perché la collaborazione con lui e la collaborazione con il sindaco di Milano, oggi assente perché impegnato nel bilancio preventivo in comune, è una collaborazione che sta dando grandi successi. Abbiamo avuto la percezione nelle ultime settimane che sta svoltando l'attenzione mondiale attorno a Expo e l'attenzione globale oggi è effettivamente cambiata. Nelle ultime settimane sono arrivati paesi che fanno la differenza, la Gran Bretagna, la disponibilità degli Stati Uniti, un altro paese importante del sistema diciamo anglosassone come l'Irlanda che l'altro giorno ha dato l'ok e altri ancora su cui si sta lavorando, ma insomma si ha la sensazione nelle ultime settimane che si è veramente svoltato ed è per noi una grande soddisfazione, un grande ringraziamento a tutta la struttura dell'Expo, ringraziamento che voglio personalizzare nella figura del commissario Beppe Sala, al quale va la nostra gratitudine, ma anche e soprattutto il merito di aver tenuto insieme tutto questo impegnativo lavoro. Agenda Italia 2015, quindi, verrà presentata, la presenteremo giovedì a Milano, saremo insieme a Milano per presentarla con una serie di importanti stakeholders, proprio perché questo senso di lavoro globale è fondamentale. Secondo me questa è la cosa più importante di tutte, ed è la cosa più importante di tutte per come siamo fatti noi italiani. Se l'Expo è di qualcuno, se l'Expo è di uno, lo sforzo di tanti altri sarà quello di remare contro e quindi di puntare all'insuccesso di quell'iniziativa. Siamo riusciti a creare le condizioni, purtroppo questo è un vizio italico, siamo riusciti a creare le condizioni perché l'Expo sia di tutti e la squadra che è qui presente, insieme a tutti coloro che stanno lavorando appunto in Expo coordinati da Beppe Sala, nella dimostrazione. L'Expo è di tutti, è di tutto il Paese e credo che l'impegno e il commitment che ci ha messo il Presidente della Repubblica, che voglio molto ringraziare in tutti i passaggi, a partire da quella presenza alla Villa Reale a Monza a luglio, è stata la dimostrazione di questo impegno collettivo che ci stiamo prendendo. Quindi penso che sia una soddisfazione molto importante. Rispetto a questo darò la parola subito al Presidente Maroni e subito dopo il
sottosegretario Martina farà il punto di illustrazione dell'Agenda Italia con le 60 azioni trasversali rispetto a tutte le iniziative dei diversi ministeri. Stanno arrivando altre cose, in particolare stamattina il presidente dell'ANCI Fassino ha annunciato la finalizzazione del piano dell'ANCI, che ritengo fondamentale perché l'ANCI è in grado di mobilitare tutte le città italiane, dal sud al nord, di est e ovest, credo che questo sia anche qui fondamentale. Abbiamo fatto anche il punto sulla situazione infrastrutturale, sulla situazione dei finanziamenti, le cose vanno avanti e credo che saremo in grado di superare anche tutte le ultime criticità. Bob. Grazie. Confermo le buone sensazioni che abbiamo riguardo ad Expo, come stanno procedendo i lavori. Ci sono delle criticità che però affrontiamo nel tavolo comune, governo, istituzioni del territorio, società Expo, e le stiamo risolvendo. E esprimo la mia soddisfazione e ringraziamento al governo per l'Agenda Italia. Non manchiamo noi regioni, la Lombardia in particolare, di esprimere le critiche all'azione del governo quando è necessario, ma in questo caso voglio esprimere il plauso e il ringraziamento per questo lavoro al Presidente Letta e al Sottosegretario Martina, perché è un quadro di riferimento molto importante per chi gestisce sul territorio la richiesta di partecipare, di creare eventi, di partecipare appunto a Expo, che viene da tante istituzioni, dai sindaci, dagli amministratori. Questo è il quadro di riferimento che ci permette di inquadrare una proposta più territoriale ma coerente con un disegno unitario. E se riusciamo davvero, come sono certo che riusciremo, caro Presidente, a rafforzare questo spirito di leale collaborazione, avremo fatto una cosa che, come dicevi tu, non succede spesso in Italia. Può essere davvero la prima volta, la volta buona, nell'interesse di tutti, nell'interesse dei territori, nell'interesse della mia regione, di Milano, ma nell'interesse di tutte le regioni e di tutti i comuni italiani. Grazie. Io chiederei, siccome devo andare a presiedere sul Consiglio dei Ministri, chiederei al sottosegretario Martina di prendere il mio posto. Temporaneamente. Piero, vai. Sì, ringrazio. Ceso, sì. Ringrazio naturalmente il Presidente del Consiglio e il sottosegretario Martina per averci coinvolto e noi abbiamo immediatamente naturalmente dato nostra disponibilità. Partiamo dalla considerazione che Expo 2015 ha il suo centro naturalmente a Milano, nella Lombardia, ma è un grande evento che deve investire l'intero paese. È l'occasione per offrire una immagine forte dell'Italia dopo anni nei quali, possiamo dircelo, non sempre l'immagine del nostro paese sul piano internazionale si è caratterizzato per forza e credibilità. Per questo abbiamo sottoscritto un protocollo di cooperazione tra ANCI e Expo 2015, ringrazio il commissario Sala. Abbiamo predisposto un piano di iniziative che prevede che in tutti i comuni, capoluoghi di provincia e di regione, cioè quindi nelle 100 principali città italiane, dal gennaio 2014 a quando si svolgerà l'Expo, al 2015, si svolga almeno un'iniziativa dedicata a Expo, in modo tale da dare diffusione territoriale al tema Expo in tutto il Paese. Stiamo organizzando una seconda allineazione con i comuni che hanno, grandi o piccoli che siano, che hanno una particolare relazione per la tipicità dei prodotti agroalimentari che li caratterizzano, con il tema di Expo 2015, che è il tema della nutrizione. Quindi accanto alle iniziative nelle città, capoluogo di provincia e di regione, ci saranno iniziative diffuse sul territorio laddove si tratta di valorizzare il tema del rapporto prodotto, tipicità del prodotto territorio. Terzo, terremo a Milano nell'ottobre del 2014 il Congresso Nazionale dell'ANCI, che sarà un momento importante della vita della nostra associazione, lo facciamo a Milano proprio in vista di Expo 2015. Durante Expo 2015 nel Padiglione Italia ci saranno 6 giornate promosse dall'ANCI lungo i 6 mesi di apertura
di Expo, che per filiera di prodotto valorizzeranno appunto il rapporto tra il territorio e i prodotti con il coinvolgimento dei comuni interessati a ciascuna filiera. Questo è quello che promuove l'ANCI. Poi va sottolineato il fatto che molte città italiane, soprattutto quelle che territorialmente sono più vicine a Milano, penso alla mia città, penso a Torino, penso a Venezia, penso a Bologna, stanno predisponendo programmi per il 2015 particolarmente significativi e intensi di eventi legati al tema di Expo e di eventi in generale, culturali, sportivi, ricreativi, che si possano, diciamo, accrescere l'offerta che mettiamo a disposizione dei milioni di visitatori che verranno a Expo 2015. Quindi un impegno molto forte dell'ANCI e dei comuni italiani, che naturalmente realizzeremo, stiamo facendo, in piena sintonia con Expo 2015, con il governo e con le regioni, ovviamente, perché si tratta di rappresentare il sistema territoriale in modo coordinato e di sistema, come è stato richiamato. Grazie. Chiederei al Ministro De Girolamo, ovviamente, di intervenire adesso, perché c'è il Consiglio dei Ministri, quindi è bene che prendessi. Grazie, io mi associo assolutamente ai ringraziamenti che sono stati fatti e complimenti per il lavoro Agenda Italia, che diventa, e questa è la grande novità, credo anch'io, come ha detto Letta, Squadra Italia, perché quello che non si realizza mai in questo Paese è che con spirito di squadra si porta avanti un progetto nell'interesse della nazione. Sarà un grande momento ovviamente per l'agroalimentare, che ho l'onore di rappresentare, ma anche Martina, perché oltre ad avere il ruolo che ha è sottosegretario al Ministero delle politiche agricole, e ovviamente sarà un momento per discutere finalmente di un settore che è centrale nell'economia del nostro Paese, e credo che sia una grandissima occasione, lo dico a Fassino e Errani, per trasformare anche i prodotti dell'agroalimentare in una guida turistica in giro per il nostro Paese. Attraverso la tipicità dei nostri prodotti, attraverso l'unicità degli stessi, noi possiamo raccontare le regioni, i territori, la storia, le passioni, le innovazioni che rappresenta l'agroalimentare in Italia. Oltre a questo, come abbiamo più volte detto, e quindi oltre alla visibilità dell'agroalimentare, tutte le materie e discussioni a esso collegate, e cioè come nutrire il pianeta, appunto gli sprechi alimentari, l'aiuto agli indigenti, la sicurezza alimentare, la lotta agli sprechi e quindi anche una giusta alimentazione, un'alimentazione sana. C'è una serie di iniziative che saranno messe in campo, perché, come è stato detto in più occasioni, non è una fiera ma è un grande evento, una grande vetrina anche di dibattito culturale di quei temi fondamentali che spesso nella quotidianità si dimenticano. E oltre a questo il Ministero delle Politiche Agricole, come abbiamo detto in diverse occasioni, avrà un padiglione del prodotto eccellente, vetrine, ambasciatore nel mondo, che è il vino. Quindi, oltre alla grande collaborazione con Beppe Sala e la Bracco sul Padiglione Italia e sul tema Expo in generale e quindi sull'agroalimentare, insieme stiamo realizzando anche questo padiglione per dare la possibilità ancora una volta alle regioni e ai comuni di essere protagonisti attraverso il prodotto vetrina dell'Italia, che è appunto il vino. Quindi l'unica cosa che posso dire è continuiamo così, i tempi sono stretti e buon lavoro a tutti, soprattutto a chi a questo tavolo, in primis Maroni, è protagonista di questo evento e insieme deve dare una grande risposta al Paese e all'occasione che ci viene data nel 2015 con Expo. Grazie. Grazie. Presidente Errani, poi due battute finali. Confermo che in questi mesi abbiamo fatto un grande salto di qualità. Sistema Italia, ci siamo in modo integrato, tutte le regioni insieme ai sistemi territoriali e comuni avranno una presenza in Padiglione Italia, lo stiamo costruendo in modo da rappresentare l'unità del Paese e non da rappresentarci a pezzi, e questo credo sia un salto di qualità che ci consentirà un salto di qualità nella internazionalizzazione del nostro Paese, ma anche un salto di qualità nel modo di percepirci come Paese, come sistema Paese. E da questo punto di vista credo che nei prossimi mesi ci saranno molte iniziative nel territorio. Questa agenda è, diciamo, la piattaforma attraverso cui gli agganci che nelle diverse regioni, nelle diverse città si svolgeranno. La collaborazione con
il commissario Sala è una comunicazione estremamente positiva, credo che davvero stiamo lavorando nella direzione giusta. Grazie, io poche battute finali. Intanto un ringraziamento a tutti i ministri, ANCI, Conferenza delle Regioni, Regione Lombardia, Comune di Milano, Beppe Sala per il lavoro enorme che abbiamo fatto anche di accompagnamento di questo mestiere, di 4 mesi di grande regia tra tutti gli attori coinvolti in questo sforzo. Come è stato detto, Agenda Italia è un punto di partenza, sono 60 progetti che sviluppano 3 obiettivi fondamentali: la promozione dell'Italia nel mondo, la promozione e un investimento forte sui contenuti di Expo. Se ne parla ancora troppo poco a nostro giudizio. Nutrire il pianeta, energie per la vita, è uno straordinario tema del futuro. La grande questione alimentare globale è una straordinaria occasione per l'Italia, proprio per la peculiarità del nostro paese, per i punti di forza che sono stati rappresentati anche nei discorsi di prima. Terzo obiettivo fondamentale è contribuire con Expo a promuovere sviluppo in questo paese. Quindi, come ha detto bene il Presidente Letta, Expo non solo come evento in sé, per quei 6 mesi in quel luogo fondamentale dell'Italia che è Milano e la Lombardia, ma Expo come leva per un intero paese, Expo come grande opportunità nazionale. Queste 60 azioni che vedrete e che avrete modo di conoscere anche con l'appuntamento pubblico del 21 di giovedì mattina a Milano, sviluppano esattamente questo obiettivo. Vogliono dimostrare che in realtà un grande appuntamento come questo, con 140 paesi in Italia per 6 mesi, può consentire all'Italia di fare un grande, grandissimo salto di qualità. Da nord a sud, dalle regioni del sud a quelle del nord, all'impresa, al sociale, al sistema istituzionale, è una grande operazione di sistema paese. Voi vedrete che queste 60 azioni sviluppano interventi e azioni su tutti i fronti fondamentali del sistema paese, dai beni culturali al turismo, dall'impresa al lavoro, dal sociale alla promozione del rapporto tra questi grandi temi e il mondo del sapere, la scuola, l'università. Abbiamo veramente ingaggiato il complesso della società italiana. Questo è un punto di partenza perché noi rendiconteremo lo stato di avanzamento di questi 60 progetti anche ampliandone la portata. Già ci sono arrivati altri progetti che non abbiamo inserito qui perché a un certo punto dovevamo chiudere il primo set di interventi, ma ce ne sono ancora altri. E a me pare di poter dire che questa è anche una bella innovazione di metodo per il governo. Non so quando è capitato che un governo di fronte ad il complesso delle istituzioni nazionali e territoriali di fronte ad un appuntamento così rilevante facesse squadra e rendicontasse degli obiettivi strategici che si dà in funzione di questo grande evento. Penso che sia un'indicazione di metodo interessante. Poi dentro ci trovate veramente delle opportunità per le imprese, per i cittadini, per le associazioni, per i territori. Mi pare che sia il miglior modo per accompagnare questo grande sforzo, dando atto innanzitutto al Presidente del Consiglio del lavoro enorme che è stato fatto in questi 4 mesi in affiancamento alle istituzioni locali e a chi gestisce operativamente Expo. Io penso che non c'è occasione dove il nostro Presidente del Consiglio, in un appuntamento internazionale, in un summit bilaterale o anche in un evento territoriale in giro per l'Italia, non rappresenti Expo come grande volano di sviluppo per il Paese. Era quello che ci voleva, mi permetto di dire, era quello che ci voleva per compiere questa svolta che tanto abbiamo cercato anche negli anni precedenti, quando chi più chi meno da osservatori dell'occasione Expo ci domandavamo quando sarebbe arrivato il momento in cui l'Italia, si rendesse consapevole della grande opportunità che ha per le mani. Io ho terminato. Devo solo dirvi che appunto il 21 presenteremo a Milano agenda e si vedrà già dagli interlocutori che saranno al nostro fianco che cosa vuol dire chiamare a raccolta il Paese
per questo sforzo, ci saranno personalità che verranno a raccontarci, non solo ad ascoltare, a raccontarci quello che loro fanno e intendono fare per Expo e per l'Italia. È il passo giusto, credo di poterlo dire con serenità, perché ci abbiamo messo tanto lavoro. Grazie.